10 anni e mi occupo soprattutto dell'organizzazione del festival e da 2 anni sono la responsabile dei progetti europei e in particolare di Moving Beyond Inclusion, che è questo progetto che ha capofila al Can & Co. Diciamo che per noi è arrivato abbastanza per caso questo incontro, nel senso che i direttori artistici avevano scelto nel 2014 uno spettacolo da Facebook che noi abbiamo presentato nel nostro festival, che è considerato un festival mainstream, cioè un festival in cui c'è tutta la danza contemporanea, ma che fino a quel momento non aveva contemplato la disabilità al suo interno. Noi l'abbiamo scelto perché era un grande prodotto culturale ed estetico, senza pensare a quello che, cioè sapendo quello che si portava con sé, ma semplicemente facendo una scelta artistica. Da lì è iniziato appunto il dialogo con la compagnia, siamo andati alla call alla fine del 2015, abbiamo vinto questo progetto europeo e quindi abbiamo iniziato subito a cercare di capire qual era il panorama di riferimento in Italia, cioè dove ci saremmo mai stati con questo progetto europeo e su dove poi potevamo andare a lavorare in particolare. E subito ci siamo resi conto che c'erano delle associazioni, degli artisti, dei coreografi, dei danzatori che si occupavano nello specifico della danza intesa come danza che include sia persone ambiti con disabilità, ma che non c'era in primis una rete di supporto per queste realtà, una conoscenza tra i partner, una conoscenza anche delle metodologie di ricerca. E quindi abbiamo iniziato dei tavoli di lavoro a cui abbiamo invitato anche Giorgia, per mettere in relazione intanto questi partner e poi da lì abbiamo appunto firmato un protocollo di intesa che ci dava un po' le linee guida che potevano essere di ricerca, di azione, di comunicazione, di obiettivi che potevamo darci e abbiamo quindi creato questo marchio al limite d'Italia che ha avuto poi un suo concreto motore e oggetto insomma di comunicazione nel sito danzabile.provincia.tl.it con cui siamo andati online un paio di mesi fa, che adesso cercheremo di implementare e che dà appunto un primo quadro di alcune delle associazioni, delle realtà con cui siamo andati in contatto, che perseguono non soltanto un fine sociale ma soprattutto quello che interessa a noi, un fine artistico ed estetico. Quindi la possibilità anche per diversamente in danza di passare da scuola di danza probabilmente a compagnia o associazione che propone poi dei prodotti artistici di alto livello che possono essere presentati sul palco, sui palchi anche di grossi festival come può essere il nostro. E quindi